Dottoressa Sofiotta, buongiorno, buongiorno a tutti i nostri amici. Oggi parliamo di un aspetto importante della nostra vita, a cui magari non facciamo caso e che sicuramente incide sulla nostra salute. L'importanza di dire no. Dire no a che cosa e perché? Allora, saper dire di no, Ok. soprattutto perché in effetti ci sono le persone che fanno una fatica enorme a dire di no e in effetti è delicato, il no ha una cattiva reputazione, direi. Il no di solito è abbinato, molto spesso è abbinato a carenze di amore, carenze di benevolenza, carenze di collaborazione, è abbinato anche a un rifiuto dell'altro o qualcosa che è contro l'altro. Invece il no è una parola, appunto, in italiano è solo due, sono solo due parole, due lettere, ma sono importantissime perché se non so dire di no, i miei sì non hanno nessuna valore, nessun valore, proprio. Dunque, è ben perché so dire dei no che i miei sì hanno un valore. E dunque, dire di no, se non so dire di no, non sono capace di rispettarmi, non sono capace di mettere dei limiti, non sono nemmeno capace di dare il mio contributo, perché osare dire di no è anche avere il coraggio di esserci con quello che sono, con quello che penso, con quello che sento, con i miei bisogni. E dunque, paradossalmente, qualcuno crede che il no sia una carenza di collaborazione, invece per niente, e molto spesso ci vuole molto più coraggio e molto più presenza e determinazione e dunque energia per dire un no che per dire un sì. Un sacco di persone che dicono di sì perché non hanno voglia di discutere, dicono di sì perché è un po', ma dai, io sono stanco, sono stanca, accettiamo. Invece, la proposta proprio che vorrei fare in questo intervento è di imparare a dire di no, perché? Perché il no è un regalo per noi, perché è un'opportunità di rispettarsi. Ma è anche un regalo per l'altro e per la relazione che ho con l'altro. Perché se mi autorizzo a dire di no, prima di tutto, se è una richiesta di aiuto, per esempio, che è il più difficile, ho bisogno di te, aiutami, poter dire sì o no, è una bella scelta, è una bella libertà. Dunque, se dico di sì quando ho voglia di dire di no, questo falso sì condizionerà la qualità della mia presenza. Immagino che avete dei ricordi di situazioni in cui voi avete detto di sì senza aver voglia. Qual è l'energia, l'entusiasmo, la propositività che avete? Paragona appunto se dite un vero sì, è tutto diverso. Dunque la qualità di presenza è molto meno importante, molto meno di valore, di qualità, appunto se sono in un posto in cui non ho voglia di essere, contrariamente a un vero sì entusiasta, dove a questo punto c'è un'energia in sé, si sente già nel corpo, quando ho detto di sì a qualcosa che mi piace molto, dà una contribuzione sicuramente molto migliore di migliore qualità che se ho detto un sì che non avevo voglia di dare. Dunque, Magari poi ci sono i sensi di colpa, perché va un po' in controtendenza rispetto alla richiesta di disponibilità, insomma, di dare dei segnali anche concreti, parlo in termini di amicizia, ma anche di lavoro, no? Quindi poi magari bisogna gestire il senso di colpa oppure no, cioè è gratificante il fatto di aver seguito le indicazioni del nostro. Allora, appunto, è questo che è interessante, ben perché questo no ha questa cattiva reputazione che c'è il senso di colpa, perché crediamo di dover essere sempre disponibile per l'altro, che non si fa di dire di no a una persona a chi vogliamo bene. C'è tutto questo aspetto un po' anche molto culturale del sacrificio.
se tu mi ami, allora ti devi sacrificare per me, o se ci tieni a me, anche in una relazione di lavoro, se tu tieni a questa professione, se tu tieni, allora devi dire di sì. Invece, allora, sull'immediato la persona riceverà l'aiuto che ha chiesto, la disponibilità che ha chiesto. Ma insisto, con una qualità molto minore che se l'avesse detto veramente è un sì con il cuore. E per me, oggi, perché ci vuole un bel lavoro, in effetti, per liberarsi dai sensi di colpa, almeno sul quotidiano, poi ci sono dei sì e dei no che sono più facili secondo le situazioni, ma quello che propongo è proprio di riconoscere che se dico, se mi autorizzo, se ho la libertà, se sviluppo la libertà di dire di no in una relazione, nutro la relazione, la costruisco su delle basi solide, nel senso che se in una relazione non posso dire di no, non posso rispettarmi, non solo sarò arrabbiata contro me stessa perché non sono riuscita a dire di no, e mi ritrovo a fare una cosa che non ho voglia di fare, ma svilupperò tensione, rabbia, frustrazione, astio, qualunque sia il volume di queste emozioni negative, verso l'altro con il quale non riesco a rispettarmi. Dunque, paradossalmente, se tengo a una relazione, è molto importante imparare a dire di no. E dunque, sì. Ovviamente l'altro può viverlo male, ma a questo punto anche può essere, se è una buona relazione, può essere per esempio la coppia, piuttosto che anche con un bambino è estremamente importante saper dire dei no, perché sono dei limiti sui quali si costruisce il bambino. Donc se non so dire di no, questi no metto dei limiti, che il bambino saprà anche superare, perché sarà disobbediente a volte, ma ci sta, ma lui sa il confine. Dunque, se torniamo appunto a l'altro sta male perché ho detto di no e io sento del senso di colpa, e la proposta è veramente di comunicare anche questo no, perché posso dire un no secco, ovviamente l'altro non capisce, dunque in questo no ovviamente rimango empatica, pardon, nel senso di ti dico di no e ti dico perché, allora no, non ho tempo in questo momento, ho questo che è importante per me da fare e veramente non ho tempo, piuttosto che no, preferisco dirti di no perché non sono disponibile anche emotivamente, prova a trovare qualcun altro, perché sono sicuro che se io non sono disponibile in questo momento, c'è qualcun altro che è più adatto a darti questo aiuto qua. Anche questo è molto interessante perché, per esempio, come terapeuta, ancora di più, medico-terapeuta, poter dire di no a una persona, ci vuole un bel allenamento, ma se lo facciamo, nelle esperienze che posso condividere, è che le volte in cui ho osato dire di no perché veramente non era possibile, sarebbe stato di nuovo una forzatura enorme, la situazione si è avverata che era più interessante che qualcun altro. O che un altro terapeuta fosse la persona, sto facendo una grande taglierò. Nel momento in cui dico di no, se mi rispetto, poi potrei anche vedere che questa persona si è rivolta a un'altra persona, un altro terapeuta, un altro medico che era più adatto. Dunque, di nuovo, stiamo parlando di quantità o di qualità. Devo dire di sì a tutto. Ma se dico di sì a tutto, non potrò nemmeno mettere tutta la qualità nel rispondere ai veri sì. Non avrò il tempo, non avrò l'energia per onorare i veri sì che ho dato. Dunque, alla fine, allora, se dico di sì che non ho il tempo, che non ho la competenza, con
non solo sarò intenzionato io, ma la persona alla fine farò le cose male, non nei tempi che erano richiesti, e questa persona alla fine non sarà contenta. Non sarà contenta, dunque non sarò contenta io che ho fatto una cosa che non volevo fare, e non sarà contenta nemmeno l'altra persona, e sarà in tensione perché non ha ottenuto quello che voleva. Dunque, se siamo capaci, un po' a sviluppare la capacità di dire un no, ma un no per l'altro, altro che per me. Un no per me per rispettarmi, ma anche per te, perché dirti di no è rispettarti. Al di là del fatto che appunto un no e mettere dei paletti quando una persona cerca di invadere dei limiti, fa pressione su di me, e anche questo, se non oso mettere questo no, io scapperò da questa persona, farò in modo di non essere in contatto con questa persona. Dunque, di nuovo, se è una persona che non è importante per me, mi allontanerò e basta, ma se è una persona importante per me, è molto importante che impari a farmi rispettare. Il problema è che se non so dire di no, o saper dire di no e darsi i mezzi per poter raggiungere i propri obiettivi e rispettare le proprie priorità. Dunque, a volte in effetti è difficile perché non è molto chiaro l'obiettivo che abbiamo e non sono molto chiare le priorità. Dunque, qualcosa che aiuta a dire di no e avere chiare le proprie priorità, gli obiettivi, i propri valori, e darsi i mezzi per poter raggiungere i propri obiettivi e rispettare le proprie priorità. Dunque, a volte in effetti è difficile perché non è molto chiaro l'obiettivo che abbiamo e non sono molto chiare le priorità. Dunque, qualcosa che aiuta a dire di no e avere chiare le proprie priorità, gli obiettivi, i propri valori, e a questo punto diventa quando, perché ogni giorno, tutti i giorni facciamo delle scelte, sì, no, sì, no, sì, no, e sia per noi, perché a volte può essere difficile di dire di no a noi stessi, a una parte di noi che ha voglia di stare sul divano, che non ha voglia di fare nulla perché ha voglia di stare nella sua zona di comfort, ma che alla fine è una zona di comfort in cui ci si annoia, dove non si cresce, e c'è un'altra parte che spinge, dire dai, vai a fare qualcosa che ti piace. Dunque, oh, qui c'è da dire di sì a una parte e di no a un'altra. Sto raccogliendo molte testimonianze in questo periodo post-pandemia. Adesso io faccio questo innesto, non so se può essere utile. E le persone si sono un po' abituate, non tanto a dire no, ma a non fare tante cose perché per i limiti del Covid, e oggi fanno molta fatica a riprendere un ritmo. Questo è un tema diverso, però in effetti la cosa che hai introdotto tu è importante, no? Cioè distinguere se il no nasce da un effettivo. Una scelta effettiva e motivata oppure da uno stato di pigrizia, così di magari invece non del tutto motivato, ecco. Esatto, è un po' di chiusura, ma anche qui, come il fatto di imparare a dire di no dà valore ai nostri sì, ma anche saper dire di sì dà valore ai nostri no, perché se dico no, 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 no a tutto, dopo un po' il mio no non è legittimo e non ha valore. Dunque, in effetti, in relazione a quello che dici, appunto, questa situazione qua di chiusura che c'è stato, anche il problema è che c'è questa situazione di chiusura per tutte queste informazioni, queste incoerenze, appunto, questa paura che è alimentata, e appunto c'è da fare un po' uno schermo. Dunque, per evitare di ritrovarsi a affrontare tutte queste cose o questa realtà come ci è stata raccontata, a un momento dici, boh, aspetta, io sto anche meglio sul mio divano, in effetti, però questo non è la vita, non è quello che nutre veramente, però comprendo che ci sia un momento di dire, ma da quando è che non ho fatto una bella chiacchierata con qualcuno, da quando non ho fatto una bella camminata in campagna o in montagna, e
Allora a questo punto è un dir di no alla parte che ha voglia di stare nel suo guscio, perché alla fine, appunto, nel guscio al momento diventa troppo stretto e puoi anche soffocare. Dunque, osare anche mettersi, questo è uscire dalla zona di comfort e mettersi in gioco e sì, certo, andiamo un po' verso un ignoto, ci esponiamo, ma è qui che impariamo, è qui che scopriamo delle cose interessanti, è qui che ci siamo. Poi c'è, al di là di questa zona, c'è la zona di panico. Allora, qui ovviamente non c'è da andare nella zona di panico, una zona in cui non so assolutamente niente, non ho riferimenti. Dunque, c'è una zona che è grande, la zona di comfort. Usciti dalla zona di comfort è la zona appunto in cui si impara, e poi al di là è il panico perché è troppe novità, troppo ignoto, eccetera. Ma di nuovo, allora, di nuovo, quello che ci permetterà di dire di sì o di no sono le nostre priorità, ma in relazione a quelle che cosa è il mio obiettivo. Il mio obiettivo è stare seduto sul divano tutta una vita e che nessuno mi disturbi, o è di esplorare la vita e di crescere e di scoprire tutta la varietà che c'è in questa vita, che sia come paesaggi, che sia come esseri umani, che sia anche conoscere me stessa attraverso le esperienze che faccio, eccetera. Ognuno, appunto, non c'è una risposta giusta o sbagliata. L'idea è, di nuovo, a questo punto torno a quello che per me è il fondamento: conosci te stesso e poi dopo agisci per esprimere questo potenziale di gioia, questo potenziale di gioia. Cosa ti fa stare bene? E dai, vai. Dunque, dici di no alla parte che ha paura, diciamo, appunto, il mentale, c'è proprio questa voce qua che ha bisogno di controllare tutto, al giudice interiore che ti dice che non sei capace, dunque, anche questo dialogo interiore l'abbiamo visto in altre puntate, questo dici, boh, interessante punto di vista, e non ti ascolto, dunque se è un no, non ti ascolto, e io agisco nonostante la paura. E di solito, dunque ci vuole un po' di coraggio sul momento, ma di solito più lo faccio, più sento quanto mi nutre, più questa parte qua che vuol controllare tutto molla. Molla perché ci si diverte molto di più nelle cose in cui non controlliamo. Ci sono tante più, molto più opportunità. È vero, eh? Ho delle amiche che non ho ancora visto da quando hanno riaperto tutto, no? Ci siamo confessate che appunto continuiamo a procrastinare perché non riusciamo a uscire da questo, cioè, si fa quello che si deve fare per lavoro, ma quello che invece si può risparmiare, no? Ci sono delle conseguenze enormi su dei fondamenti, perché è una situazione che dura da così tanto tempo, e dunque la persona, noi appunto ci adattiamo, siamo degli esseri umani, abbiamo questa capacità di adattarsi, ma quando è troppo, quando appunto la pressione è troppa da troppo tempo, al momento si scoppia. Dunque va bene che di scoppiare, perché appunto la situazione non è normale, e questo lo sappiamo, ma va trasformata, non può durare a lungo così, perché tante persone anche sentono che non è una cosa che durerà ancora un mese o due. Il problema No. è che durerà, non si sa, perché è un modo di vivere le cose, non è un problema di una situazione esterna che c'è da gestirla. È proprio un modo di affrontarla che fa che oggi è un virus, domani sarà un'altra cosa, domani sarà un'altra cosa, ma se teniamo questo modo di affrontare la situazione, si ripeterà, si prolungherà e sarà senza fine. Dunque è in quel senso che è interessante di poter lavorare individualmente anche sulla fiducia nella salute, nel proprio corpo. Cosa posso fare al mio livello, la fiducia anche nell'ambiente e nel fatto che noi siamo circondati da batteri, da virus, da
pollini, dunque da tante cose. E fino appunto è andato tutto bene e andrà tutto bene in questo senso perché il corpo è capace di adeguarsi, se gli lasciamo il tempo di adeguarsi. Se non, come dire, utilizziamo o reagiamo in modo che è più deleterio di quello che era il problema iniziale. Dunque, torniamo al primo non nocere, che è il primo non nocere, okay. Qual è il beneficio-rischio? Se faccio qualcosa o se non faccio niente, che cose in ogni situazione cosa accade? A volte veramente è meglio non fare nulla e lasciare fare la natura, la vita che scorre, che grazie alla vita che scorre e senza l'intervento dell'essere umano, siamo arrivati fino ad oggi. Dunque, anche questa illusione di onnipotenza, che dal momento in cui c'è un problema dobbiamo assolutamente intervenire con dei mezzi che sono anche dubbiosi, ma piuttosto che di lasciare fare la natura con la N maiuscola, piuttosto che di conoscerla anche come funzioniamo, come evolvono le cose, piuttosto che appunto di lasciare fare questa cosa, voler assolutamente intervenire è un po' prepotente, diciamo.